Claudio Buglia, presidente Universal Music Publishing, grazie per essere qui con noi a Music Beats Café. Grazie a te Davide e grazie a chi ci ascolta. Dunque, in questa situazione che si è venuta a creare negli ultimi 2 mesi, dalla quale adesso si sta tentando faticosamente di uscire, qual è stato l'aspetto che ha fatto soffrire maggiormente gli autori e i titolari di edizioni? E consideriamo che gran parte degli introiti degli autori e di conseguenza anche degli editori derivano dai performing rights, cioè dagli eventi musicali e dalla condivisione dei contenuti musicali in tutte quelle situazioni in cui viene coinvolto il pubblico, quindi musica dal vivo, ma non solo concerti, anche tutte quelle circostanze in cui viene suonata musica dal vivo, per esempio da musica da ballo, musica nei locali, nei pub, la musica di sottofondo degli esercizi commerciali. Quindi tutto il lockdown sta producendo e ha prodotto una gravissima perdita proprio nel comparto del consumo della musica. Io so che credo circa 3.000 eventi musicali, fra quelli cancellati e quelli invece rimandati, stanno limitando l'utilizzo della musica e sappiamo altrettanto che la SIAE sta dichiarando per l'anno in corso un mancato incasso che si aggirerà a fine anno tra i 300 e i 350 milioni di euro, che significa che la SIAE praticamente quest'anno avrà un fatturato dimezzato rispetto a quelli che sono i suoi normali standard. Ecco, questo colpisce, ci colpisce già quest'anno, ci colpirà ancora più duramente l'anno prossimo, perché voi sapete, se non lo sapete ve lo dico, che la SIAE raccoglie e poi distribuisce a distanza di 2 semestri. Quindi gli effetti più pesanti per gli autori e per gli editori si verificheranno ovviamente nel 2021, quando questi mancati incassi di quest'anno dovranno essere ripartiti e saranno ripartiti in misura molto, ma molto inferiore a quello che è successo negli anni scorsi. E c'è anche un effetto secondario, diciamo così, cioè sapendo e considerando che gli introiti di quest'estate saranno di gran lunga inferiori a quelli degli anni passati, c'è anche un effetto come dire, di hit trattenuto, cioè chi scrive oggi e chi scrive potenzialmente un hit estivo si sente molto in imbarazzo sapendo che queste canzoni riceveranno una diffusione inferiore rispetto a quello che erano gli anni passati e quindi avranno incassi inferiori. Noi ci siamo abituati a chiamare tormentoni gli hit estivi, no? Perché tormentoni? Perché non solo dalla radio, ma dalle spiagge, dai villaggi, nei locali, in tutti i luoghi dove c'è musica, si sente musica diffusa dal vivo o con altri strumenti, si torna ad ascoltare questa canzone che ci tormenta perché ci insegue ovunque. Ecco, i tormentoni estivi di quest'anno saranno molto poco tormentoni perché non è che li potremo sentire come li sentivamo negli anni passati. E questo creerà una mancanza di introiti, non c'è dubbio su questo. E Quindi oltre che la crisi per l'editore per l'autore e per l'editore è molto più ampia di quella, per esempio, che può essere per il discografico, che certo perderà ulteriormente sul mercato fisico, ma sarà parzialmente, almeno parzialmente compensato dal mercato digitale. questo fenomeno potrebbe causare una sorta di sbilanciamento tra lo sfruttamento delle aree di repertorio, nel senso più attenzione rivolte verso il catalogo che non alle novità. E soprattutto, com'è andata in questo periodo la fruizione dei repertori? Cioè, sono state più le novità o più i cataloghi?
Ma non è che sia cambiato molto, ecco appunto, sulla novità c'è sicuramente attenzione perché c'è sicuramente sul digitale, il digitale tiene. Ci sono degli studi, ma gli studi si devono sempre prendere con una certa cautela. Ci sono studi che dicono che il numero di streaming non aumenta perché in questo periodo di lockdown c'è stato un grande aumento della fruizione televisiva più che di quella musicale. Ma non è questo il problema, perché il problema è piuttosto i denari che arrivano dal digitale vengono soprattutto dagli abbonamenti. E quindi se aumentano gli abbonamenti, aumenteranno gli incassi indipendentemente dalla crescita o dalla diminuzione del numero di streaming. Se aumenteranno gli aumenti premium, sto parlando di Spotify, ma sto parlando anche delle altre piattaforme digitali, l'incasso aumenterà. Non c'è dubbio che nell'economia di un autore, sicuramente di un editore, per esempio nelle nostre edizioni, i performing rights, quindi la musica dal vivo e di ambiente, eccetera, costituiscono circa il 70% dell'incasso. Il che vuol dire che l'anno prossimo, quando ci sarà la distribuzione, già quest'anno per alcune classi di distribuzione, ma soprattutto l'anno prossimo, noi rischiamo di vedere i nostri fatturati quasi dimezzati. Un fenomeno del genere può avere ripercussioni anche a livello macro, nel senso, i cataloghi e gli editori possono diventare appetibili a capitali non impegnati direttamente nel mondo della musica, come già sta succedendo nel mondo dell'industria dell'intrattenimento dal vivo. Beh sì, è già successo anche in discografia, basta pensare a Terra Firma quando acquistò la EMI. Sì, ci sono sicuramente dei fondi pensionistici o dei capitali all'estero che possono essere interessati. Ora bisogna capire se questo periodo di crisi molto pesante che andrà avanti avanti nel tempo perché la ripresa sarà lenta e graduale, possa far diminuire il valore sul mercato di alcuni cataloghi, per cui possono diventare più appetibili sia per acquirenti del settore che come dici tu, per capitali che operano fuori dal settore. Io credo che in questo momento noi avremo bisogno, ora vado un po' fuori tema rispetto alla tua domanda, ma volevo proprio ricordare come, dato che il digitale è il comparto che soffre meno in questo momento per ovvi motivi, noi avremo proprio bisogno che al di là dei vari decreti del governo si sbloccasse e il governo recepisse la direttiva europea e cominciasse a mettere in pratica con dei decreti di attuazione quello che potrebbe portarci ad un maggior incasso sul digitale laddove chiaramente i grandi giganti del web non hanno ripercussioni perché non mi sembra che ci sia in questo periodo un calo degli utilizzi, anche quelli free, e io credo che sarebbe anche il momento di cominciare a riconoscere agli aventi diritto quello che per troppo tempo ci è stato negato e che abbiamo perso. Riesci a immaginare un termine temporale per l'approvazione? Ultimamente si parla di giugno, Ma scusa, approvazione, recepimento della il direttiva. recepimento della direttiva europea. Credo che i termini proprio quelli da cui non si può sfuggire, vadano addirittura a metà del 2021. Io mi auguro che il governo invece faccia presto. In questo momento hanno avuto altre cose a cui pensare. Alla cultura e allo spettacolo, ahimè, mi sembra che non sia stato, non ci si sia preoccupati più di tanto. E invece il nostro è un settore che ha sofferto alla stregua del turismo, della ristorazione, del commercio, eccetera. Quindi forse sicuramente qualcosa di più si sarebbe potuto fare. Almeno cerchiamo di accelerare i tempi sull'approvazione, sul recepimento della direttiva europea. Claudio Buia, presidente Universal Music Publishing, grazie di essere stato qui con noi a Music Beats Café.
Grazie a voi, grazie a Rocol, grazie a Davide per le domande che mi ha rivolto.